La ringrazio Presidente. Approfitto della presenza del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio per presentare la proposta con cui il Movimento 5 Stelle vuole riaprire questo anno dopo la pausa estiva. Riguarda i cittadini che in questo momento sono in difficoltà e per un motivo, per aver perso il lavoro, non sono in grado di pagare le imposte comunali. La proposta è quella di istituire il baratto amministrativo, una formula prevista dalla legge che permette di barattare il proprio tempo, quindi delle proprie ore lavorative, in cambio di una riduzione o di una totale esenzione del pagamento di determinate imposte. Il baratto amministrativo è stato introdotto dall'articolo 24 del decreto legge 133/2014. In base a questo i cittadini possono barattare i propri debiti tributari con il comune effettuando dei lavori di utilità sociale, quindi un reciproco tornaconto i cui effetti si tradurrebbero in un recupero del patrimonio comunale e una riqualificazione e manutenzione del territorio, di edifici, di strade, di parchi, tutti i lavori che in questo momento per un motivo o per l'altro, per il blocco dei finanziamenti dal governo, il comune non è più in grado di effettuare. Quindi i cittadini che aderiscono su loro specifica richiesta prestano la loro opera all'amministrazione ottenendo in cambio non un compenso pecuniario ma una decurtazione e una riduzione o esenzione dei tributi dovuti all'amministrazione comunale. L'obiettivo ovviamente è quello di ridare dignità a chi per le contingenti e transitorie situazioni di bisogno è costretto a omettere il pagamento di tributi. Ovviamente è un provvedimento che va attuato correttamente. Io ringrazio il Movimento 5 Stelle Bareggio che ha scritto un regolamento attuativo molto dettagliato che stanno ancora discutendo e che nel caso metteremo a disposizione dell'amministrazione comunale. E uso un loro esempio per far capire il funzionamento di questo meccanismo. Come funziona il baratto amministrativo? Ogni anno la Giunta stabilisce una quota di tributi inevasi da destinare al baratto amministrativo, supponiamo 6.000 euro. Stabilito il budget, l'ufficio tecnico predispone uno o più progetti di lavoro in moduli da 8 ore, cioè un giorno di lavoro. Ogni modulo vale 60 euro, quindi 6.000 euro diviso 60 sono 100 moduli equivalenti a 800 ore di lavoro. È prevista la figura di un tutor che coordini il progetto e il tutto dovrà avvenire sotto la guida dell'ufficio tecnico. Per accedere ai moduli è prevista la costituzione di una graduatoria con diversi parametri che attribuiscono punteggi differenti. Si tratta di parametri che tengono conto sia dell'ISEE che di eventuali situazioni di stato di disoccupazione o cassa integrazione, nonché la presenza in famiglia di numerosi figli, eccetera. Quindi io lancio e apriamo come Movimento 5 Stelle questa stagione del Consiglio con questa proposta per chi si trova attualmente in difficoltà. Speriamo possa avere un parere favorevole dall'Aula e speriamo di poterci lavorare e metterla in pratica presto. Vi ringrazio. Grazie.